Passiamo all'altro argomento, parliamo di imballaggi, c'è stata un'evoluzione anche in questo senso e il nostro prossimo ospite, relatore, è online, collegato con noi. Buonasera Davide Pollon, benvenuto Buonasera, al buonasera a Rethink tutti. di Taranto, responsabile ricerca e sviluppo di Corepla, dico bene? Esatto. Perfetto. Allora, dottor Pollon, lei ci parlerà dell'evoluzione proprio tecnologica, di cos'è oggi l'imballaggio, no? Dei processi appunto di economia circolare che riguardano questo strumento prezioso. Prego. Assolutamente. Allora, provo a condividere lo schermo, vediamo se funziona tutto. Si vede? Prego, sì, si vede bene. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto ringrazio gli organizzatori del forum per avermi invitato. Mi scuso se non sono nella splendida cornice di Taranto, ma purtroppo non mi era possibile, però grazie alla tecnologia riusciamo comunque a essere presenti. Spero il prossimo anno, se sarò nuovamente invitato, di essere presente. Allora, io vi parlerò brevemente del ruolo di Corepla nell'economia circolare e che cosa succede al mondo degli imballaggi e come possono gli imballaggi supportare l'economia circolare. Partiamo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, non mi dilungo perché ovviamente li conoscete meglio di me. Mi vorrei però focalizzare sull'obiettivo numero 12, quindi quello specifico, quindi la riduzione e del consumo della produzione responsabile, nuovo modello di business. Questo è secondo me fondamentale per il nostro mondo, quello della gestione dei rifiuti di imballaggio. Perché è fondamentale? Fondamentale perché uno dei target di questo obiettivo, quindi il target 12.5, ci dice che entro il 2030 dovremo ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti. Come lo dobbiamo fare? Attraverso le 4 R, la riduzione, quindi meno rifiuto da gestire, il riutilizzo dove possibile, il riciclo, avviamo riciclo tutto ciò che è riciclabile e avviamo recupero di energia ciò che non è valorizzabile attraverso le varie forme di riciclo. Io aggiungerei anche la quinta R, ovvero la raccolta differenziata, che la raccolta è il punto principale, da lì parte tutto. Parte la vera circolarità dei nostri imballaggi. Ovviamente tutti noi ciò che non vogliamo è che i nostri rifiuti in plastica o non in plastica vadano a inquinare i nostri mari, i nostri fiumi, le nostre terre. È vero che il rifiuto in plastica o non in plastica non ha le gambe, quindi non va da solo ad inquinare i nostri mari, però purtroppo sappiamo che è un problema di gravità mondiale dovuto magari anche a sole parti, alcune parti del nostro mondo. Che cosa possiamo fare? Ovviamente il contributo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore. Corepla, che fa parte del sistema CONAI, è proprio uno dei garanti del principio di responsabilità estesa del produttore. Chi inquina paga. I sistemi EPR, di cui Corepla e CONAI fanno parte, proprio hanno l'obiettivo di conferire la circolarità e la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio attraverso la gestione della raccolta differenziata, il riciclo e il recupero degli imballaggi. Un imballaggio correttamente gestito è un imballaggio che diventa a fine vita una risorsa per il mondo dell'industria e non un problema da gestire. In Italia i rifiuti di imballaggio sono gestiti dal sistema CONAI, di cui Corepla fa parte, ma anche da altri sistemi autonomi nella gestione dei rifiuti, oppure operatori indipendenti. Ovviamente il sistema CONAI Corepla ha l'obiettivo di essere garante della responsabilità estesa del produttore, ma anche garante della buona pratica della raccolta differenziata, della gestione del rifiuto, quindi riciclo, recupero, ma anche prevenzione e obiettivi di riciclo. Due parole su chi è Corepla, perché non ci conosce. Corepla è il consorzio nazionale senza scopo di lucro che si occupa della gestione della raccolta differenziata che effettuano i nostri comuni italiani.
Siamo un po' un'azienda particolare perché siamo tra un servizio, quindi la gestione della raccolta differenziata, e il mercato, quindi riciclo, recupero. La nostra mission macro è quella del trasformare un rifiuto in una nuova risorsa e ovviamente siamo tra il servizio e il mercato. Alcuni numeri che possono essere interessanti da condividere. La raccolta differenziata in Italia nel 2021 è stata di quasi 1.500.000 tonnellate. Per intenderci, nel 1998, quando Coreplan ha iniziato le proprie attività, la raccolta differenziata era circa 110.000 tonnellate. Noi, ovviamente, non essendo l'unico sistema che gestisce la raccolta differenziata in Italia, ne abbiamo gestite di queste 1.500.000 tonnellate all'incirca 1.300.000 tonnellate. Che cosa abbiamo recuperato andando più nello specifico degli imballaggi? Ecco, oltre 700.000 tonnellate di rifiuto e di imballaggio sono state avviate a riciclo prettamente meccanico, che ovviamente ci hanno consentito di risparmiare parecchia materia vergine, quindi oltre 500.000 tonnellate. E abbiamo avviato, ovviamente con il sistema, noi siamo parte di un sistema, avviato a recupero di energia all'incirca 300.000 tonnellate di imballaggi non avviabili a riciclo. Ovviamente ci ha consentito di produrre energia elettrica, energia termica e di risparmiare in discarica. Il nostro network. Noi serviamo all'incirca il 96% dei comuni italiani, che vuol dire all'incirca il 98% della popolazione. Collaboriamo con oltre 30 impianti di selezione, di cui tre importanti impianti di selezione sono proprio in Puglia, e abbiamo un network di clienti, quindi aziende che trasformano il rifiuto nella materia prima seconda, di oltre 90 clienti. Tutto bello, benissimo, ok, però comunque sia di tutta la raccolta differenziata gestita, oltre 400.000 tonnellate sono i rifiuti di imballaggio non avviati a riciclo nel 2021. E questo è sicuramente un problema ed è necessario proprio porre rimedio perché ce lo chiede l'Europa, perché il contesto in cui operiamo si sta modificando e sta cambiando. Ed è necessario quindi investire in ricerca e sviluppo e far sì che queste 400.000 tonnellate comunque possano essere una nuova risorsa, quindi trasformate in materiale riciclato e riciclabile. Siamo appunto in un contesto molto complesso e il contesto è in evoluzione. Per intenderci, nel 2030 tutti gli imballaggi che verranno immessi sul mercato dovranno essere riciclati e riciclabili. Gli obiettivi di riciclo sono stati cambiati, 50% nel 2025, 55% nel 2030. Abbiamo una messa al bando dei rifiuti di alcune tipologie di imballaggio. Ci viene comunque richiesto un maggiore utilizzo della plastica riciclata. Sappiamo anche che normative per il contatto alimentare sono in fase di modifica, o meglio, sono state modificate e sono più severe. Plastic tax e marine litter. Aggiungiamo anche che gli imballaggi sono sempre più complessi, le tecnologie tradizionali di riciclo non riescono a gestire correttamente il riciclo di questi rifiuti di imballaggio, ecco perché è necessario un riciclo meccanico avanzato. Il mercato del riciclo non è sufficiente, la situazione macroeconomica è sicuramente complessa e poi sappiamo che è necessario anche un processo di decarbonizzazione. Questo vuol dire che non esiste una sola soluzione per risolvere il problema e raggiungere gli obiettivi specifici che ci sta ponendo il mondo, specialmente l'Europa. Tutti dobbiamo collaborare, dalle imprese alle istituzioni, ma anche a noi stessi come cittadini e la stessa Coreplan, nel cogliere le opportunità e essere un motore catalizzatore di nuovi progetti e di nuovi processi affinché si possano raggiungere gli obiettivi specifici. Vuol dire che se andiamo un pochettino più nello specifico della nostra attività, oltre all'attuale riciclo meccanico, che comunque sarà sempre la strada maestra per il riciclo delle plastiche, bisogna andare a sviluppare e a sviscerare tecnologie complementari.
dall'utilizzo delle plastiche nell'ambito siderurgico, che già ci sono esempi molto importanti in corso, dalle acciaierie tradizionali fino alle acciaierie ad arco elettrico, ma specialmente andare a sviscerare e ad approfondire tutto il mondo del riciclo chimico. Riciclo chimico cosa? Ecco, tutti i principali processi che ci possono consentire di andare a ridurre quella quota di rifiuti di imballaggio non valorizzabili attraverso il riciclo, oppure che oggi purtroppo avviamo in discarica. Molte di queste tecnologie sono interessanti e importanti, ed è però fondamentale la collaborazione di tutti affinché si possano sviluppare questi processi e questi nuovi impianti sul nostro territorio nazionale, perché abbiamo bisogno di nuovi impianti. Vado a concludere. E noi ovviamente come Coreplast stiamo cercando di fare la nostra parte investendo in ricerca e sviluppo. E il sistema EPR CONAI Corepla aiuta ovviamente a raggiungere gli obiettivi posti dall'Europa, però quello che è fondamentale è la collaborazione di tutti. È fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte, partendo proprio dallo sviluppo dell'imballaggio maggiormente valorizzabile, maggiormente riciclabile, ai cittadini che devono fare correttamente la raccolta differenziata, alle istituzioni e alle aziende. E con ciò io ho concluso. Grazie, grazie dottor Pollon.